Come molti sanno, il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro Orlandi, durante una trasmissione televisiva, ha insinuato che il Papa Giovanni Paolo II, oggi santo, a volte usciva la sera con alcuni monsignori polacchi, non certo per andare a benedire le case, sottintendendo che andava in cerca di prostitute o anche di minorenni. Visto la statura del personaggio, Giovanni Paolo II, è un'accusa enorme. C'è da dire che qualora si provassero comportamenti criminali, tutti sarebbero colpevoli davanti alla legge, dal Papa al cittadino più umile. In questo caso, però, mi sento di dire che le accuse sono prive di fondamento e credo di avere buoni motivi per affermare questo, motivi basati sulla ragione e su una certa esperienza di come funzionano queste cose. Chi era Emanuela Orlandi? Era un'adolescente cittadina vaticana che fu rapita nel 1983. È uno dei casi più misteriosi della recente storia italiana e vaticana. Ancora oggi non sappiamo se sia viva o morta e il suo caso si è intrecciato con alcune vicende veramente inquietanti della storia recente. La famiglia, specialmente il fratello Pietro, si è naturalmente spesa in tutti questi anni per cercare di capire cosa fosse successo ad Emanuela, scontrandosi spesso con una certa reticenza. Ora, a 40 anni dall'accaduto, sembra si voglia fare chiarezza. In questo contesto dobbiamo comprendere l'affermazione di Pietro Orlandi, che molto sta facendo discutere. Un'affermazione che egli avrebbe avuto da personaggi appartenenti al mondo criminale. Ora, io credo questa accusa non regge e per motivi molto logici. Pensate a cosa accade oggi. Se 50 anni fa hai toccato il braccio di una donna e nel frattempo sei divenuto famoso, rischi che questo ti possa essere rinfacciato e viene spiattellato su tutti i media possibili e immaginabili. Ovviamente queste confessioni addolorate rendono molto bene a chi le fa e a chi i giornali li vende. Potete immaginare cosa guadagnerebbe un giornale o una vittima se potessero provare che Giovanni Paolo II ha veramente fatto quelle cose? Io credo sarebbero cifre astronomiche. Ma come mai nessuno si è mai fatto avanti? Inoltre, per quanto il Vaticano si affatichi a nascondere cose, queste prima o poi escono fuori. Ma di questo non si è mai sentito parlare. Io credo onestamente che questo è un falso bersaglio. Detto questo, io non sono tra quelli che ha visto con favore la canonizzazione precipitosa di Giovanni Paolo II, ma non di certo per le accuse di Pietro Orlandi. Deve passare tempo prima che fatti e avvenimenti si possano sedimentare senza creare sorprese spiacevoli. Io credo che l'antica saggezza della Chiesa avrebbe dovuto suggerire maggiore prudenza. Vi ringrazio per l'ascolto di questo video, vi invito a cliccare like e a iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. Se volete avere tutti gli aggiornamenti, andate su Telegram e cercate Aurelio Porfiri, canale di Aurelio Porfiri. Poi, se volete seguire le nostre newsletter in italiano, andate a cercare liturgia e musicasacra.substack.com oppure aureliopofili.substack.com. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per i prossimi video.